Garantire la salute a tutti i cittadini e a tutte le cittadine pugliesi è sicuramente una priorità della Regione. Lo è anche negli istituti penitenziari. È per questa ragione che mi sembrava assurdo che fino ad ora non ci fosse stato un incontro di vertice, diciamo, tra tutto il sistema penitenziario pugliese e il sistema sanitario. E così ho chiesto all'assessore Palese, che si è dimostrato immediatamente disponibile, di incontrare i direttori degli istituti penitenziari, magistrati di sorveglianza, i presidenti e insieme ai direttori generali delle ASL proprio per costruire un pacchetto di iniziative che servano per garantire il diritto alla salute e per garantire una migliore erogazione del servizio. Lo abbiamo fatto insieme al garante delle persone private della libertà stamattina, 3 ore di proficuo e pragmatico impegno in cui sono emersi i principali problemi, dalla necessità di psichiatri che accompagnino specie dopo questo periodo, ma comunque in maniera indispensabile il percorso dei detenuti che soffrono anche di queste patologie, per arrivare alla necessità della telemedicina e di una cartella clinica elettronica. È indispensabile, abbiamo ragionato, procedere proprio ad un progetto speciale di telemedicina per gli istituti penitenziari. Farebbe risparmiare tantissime risorse complessivamente al sistema sanitario, darebbe una maggiore efficacia alla cura e garantirebbe peraltro anche la possibilità di intervenire più rapidamente e meglio.